Eder. Mech. Pallister. Sembra ormai sicuro, il 14 dicembre Liliana andava alla Wind a comprare un telefono perché il suo Samsung, che lei usava per le ricerche internet, le era stato preso da Sebastiano. Dopo la gita a Grado qualcosa succede. Infatti abbiamo detto che il 12 il telefono smette di fare le consuete ricerche su affitti e cose del genere e viene utilizzato solo per cercare delle informazioni inerenti all'ultimo Gran Premio di Formula 1. Il giorno dopo questo telefono, cioè il 13, cambia completamente tipologia di utilizzo, viene usato per SMS e non più per navigazione. Gli stessi inquirenti sulle carte scrivono che il 13 viene utilizzato come sarà utilizzato poi dal 15 in poi, per cui gli inquirenti stessi stanno dicendo che Sebastiano probabilmente lo ha il 13 perché come viene utilizzato il 13 verrà utilizzato dopo il 14 e sappiamo che dopo il 14 Liliana non lo ha più in mano. A mio avviso questo è un dato fondamentale perché ci dice il motivo finalmente dopo 2 anni per cui Liliana andava alla Wind, ci dice il momento in cui forse Liliana ha detto di Claudio a Sebastiano, cioè a Grado, e ci dice anche che Sebastiano aveva requisito il Samsung a Liliana. È molto probabile a questo punto che quando Sebastiano va via la mattina del 14 Liliana gli dica tieniti pure quel telefono, tanto io stamattina me ne vado a comprare uno nuovo alla Wind, ed è una lite durante la quale Sebastiano le prende anche il suo mazzo di chiavi. Come abbiamo visto dalle celle agganciate la mattina del 14, Sebastiano nel tratto di via Giulia sembra soffermarsi diversi minuti. È probabile che, sapendo che Liliana stesse andando alla Wind, si ferma con l'intenzione di aspettarla. E se adesso possiamo ipotizzare che quel telefono il 13 lo abbia Sebastiano, ricordiamoci anche che quel telefono farebbe una foto allo schermo dell'iPhone su una ricerca, e questa ricerca riguardava come cancellare i contatti già bloccati. Quindi Sebastiano stava pianificando il modo per eliminare delle tracce riguardo dei contatti, forse lo stesso Claudio Sterpin, contenuti nel telefono di Liliana. Ecco cosa scrivono gli inquirenti in merito a quanto appena affermato da Eder. In merito al Samsung di Liliana si ha evidenza di una continuità di utilizzo fino alle ore 20:30 circa del 12 dicembre, nel corso della successiva giornata, ovvero il 13 dicembre. Si registrano unicamente alcuni SMS e nessun traffico dati, così come nella fase successiva alla scomparsa di Liliana, in quanto a partire dalle ore 10:13 del 14 dicembre non si hanno più evidenze di traffico dati, ma solo SMS e contatti voce. Ora torniamo sugli spostamenti di Sebastiano, visto che molti hanno avuto difficoltà a capire i vari agganci del suo cellulare nella mattina del 14 dicembre 2021. Premettiamo che le celle a cui si aggancia regolarmente il telefono di Sebastiano Visintin quando si trova in casa sono principalmente due, via Carlo De Marchesetti 21 e via San Pelagio 15. Talvolta, raramente ma accade, si nota un rimbalzo di cella che dura pochissimi secondi alle celle di via Giulia 77 e via San Cilino. Le celle agganciate invece quando il Visintin si trova nel suo laboratorio di via Donadoni 32 sono principalmente la cella di via Giacomo Matteotti 30 e quella di via del Molino a Vento 93. Detto ciò, analizziamo ora insieme dettagliatamente gli spostamenti del cellulare di Sebastiano Visintin, attraverso la lettura delle celle agganciate la mattina del 14 dicembre 2021. Con particolare riguardo, in questa prima analisi, al lasso temporale che va dalle ore 8:08 e 51 secondi alle ore 12:10 e 48 secondi. Osservando la cartina in basso a destra si rileva che alle 8:58 e 51 secondi il cellulare aggancia la cella compatibile con il supermercato Zazzeron di Cattinara e vi rimane agganciato per 7 minuti e 11 secondi, tempo necessario per fare la consegna dei coltelli. Alle ore 8:14 e 54 secondi l'auto del Visintin viene ripresa dal lettore targhe comunale sito in via Marchesetti angolo via Forlanini. Dalle 8:16 minuti e 6 secondi il cellulare aggancia prima la cella di via Marchesetti 59 e poi per soli 4 secondi la cella di via Marziale 4, quindi si può parlare di cella di rimbalzo. E infine la cella di via San Pelagio 15 per 7 minuti e 37 secondi. San Pelagio è la cella a cui si aggancia il suo cellulare, alternativamente alla cella via Marchesetti 21, quando il telefono si trova a casa in via Verrocchio 2. Pertanto possiamo affermare, con quasi assoluta certezza, che il cellulare di Visintin dalle 8:16 minuti e 6 secondi fino alle 8:32 e 10 secondi si trovava, se non proprio in casa.
nei pressi della sua abitazione. Possiamo dire questo perché, considerando che alle 8:14:54 il Targa System identifica la macchina di Sebastiano e considerando che da quel punto a casa sua ci vogliono esattamente 6 minuti, lui potrebbe sbucare in via Verrocchio a casa esattamente alle 8:22. Liliana in quel momento è al telefono, non lo sente entrare e lui potrebbe quindi ascoltare la chiamata senza che Liliana se ne accorga. Alle 8:30 lo troviamo fermo invece in una pescheria di via Giulia. Come ha fatto ad arrivare lì senza essere ripreso dalle telecamere di via Damiano Chiesa? Ebbene, risalendo Damiano Chiesa, quindi non scendendo, potrebbe essere sceso dal parco dell'ex OPP e fatto quel percorso che feci io in un video quando ero a Trieste. Una stradina che sbuca, guarda caso, a poche centinaia di metri proprio dalla pescheria in cui lo troviamo fermo, ripreso dalle telecamere di un bus intorno alle 8:30 di quel giorno. La successiva cella che aggancerà il telefono è quella di via Giulia 77, che talvolta funge da rimbalzo per le celle di casa. Però nello specifico orario abbiamo le foto di una telecamera che riprendono l'auto di Evisintin in via Giulia di fronte alla pescheria L'Ancora, alle 8:30 circa. Il suo cellulare resterà agganciato a questa cella per 16 minuti. Alle ore 8:48:14 il cellulare aggancia la cella di Riva Traiana Molo 5 compatibile con la pescheria Pescatori del Golfo sita in via Economo 14, alla quale rimane agganciato per 16 minuti. Alle ore 9:04:18 il cellulare aggancia invece, per 8 minuti e 5 secondi, la cella di via Giosuè Carducci 29, cella compatibile con via Cesare Battisti, negozio Wind, dalla quale distano più di 50 metri. Infine alle ore 9:12 il cellulare aggancia la cella di via del Molino a Vento 93, alla stessa precisa cella cui si riaggancerà soltanto 3 ore dopo, alle ore 12:10:48. In questo lasso di tempo è evidente che il telefono resta disattivato volontariamente all'interno dell'egregio studio di via Donadoni. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.